Ciao a tutti, dunque, scusate se non mi vedete bene, devo mettere un po' meglio, mi metterò così, metterò a parlare così. Dunque, io quello che volevo dire soltanto è questo, che innanzitutto ringrazio la ragazza, perché penso che sia abbastanza giovane, io invece sembro sua nonna, che si chiama Magnani Languages, cioè il suo canale si chiama così, lei non lo so. Perché ha un canale bellissimo, spiega benissimo e lo uso per ripassare e approfondire delle cose che magari non ho capito. È un canale che parla della lingua e della grammatica tedesca, quindi lo consiglio vivamente a chiunque. Anche perché lei parla benissimo l'italiano, complimenti. Poi volevo dire una cosa, io la ringrazio sempre, volevo chiarire questo, io la ringrazio sempre sia per gli esercizi che dà, che ogni tanto faccio, sia per il fatto che mi corregge gli esercizi, tutto gratis, cioè non lo so, meglio di così non so quale insegnante possa farlo. E inviterei le persone, no, di non attaccare lei, ma di attaccare me, perché tanto io frega un cazzo. Quindi, cioè sì, ci sono dei tedeschi che chiaramente fanno degli errori, questo l'ho sentito dire anch'io, anche da altri insegnanti. Questo non giustifica il fatto di massacrare me se io facessi degli errori in tedesco, anche perché qua i tedeschi non lo fanno, cioè non rompono mai le balle sul fatto che io sbaglio un congiuntivo, per esempio, mai. Al limite ti correggono e basta, finisce lì. Quindi non riesco a capire questa moda italiana per la quale bisogna sempre, si debba sempre litigare continuamente per cacchiate, attaccarsi proprio per minchiate, cioè non abbiamo un minimo di senso dell'equilibrio. Questo è un po' un difetto anche mio, ma cioè, a confronto di altri sono proprio acqua di rose io. Questo volevo dire. In più non si capisce proprio più niente, devono decidere loro se sono B1, se sono C1, ma lo dovranno decidere bene i miei insegnanti, no? Non l'ho deciso io, l'hanno deciso loro, perché devo prendermi gli insulti io? Ma scherziamo, tu sei al massimo B1, però non state a decidere, mi spiace. Se, come ho detto molte volte, se devo raggiungere il livello C2 in 10 anni lo raggiungerò. C'è gente che fa dei corsi con me che è qui da 10 fischi anni o è qui anche da 20 fischi anni, ha sempre vissuto, ha fatto i suoi errori e adesso li vuole correggerli. C'è gente che prende il C2 a 70 anni. La gente fa quel che cazzo vuole, mettetevelo bene in testa, non sarà un vostro messaggio a fermarli, cioè per fermare la gente bisogna ammazzarla e non vi consiglio di farlo. Niente, mi dispiace se qualcuno se l'è presa dei miei iscritti, non fateci caso, cioè, cosa devo farci? La gente è così, io invito i miei haters a odiare me, insultare me, ma gli altri che cosa c'entrano? Non c'entrano niente, sono semplicemente delle persone che non la pensano come voi, appunto. Un bacione a tutti e calmatevi, ma prendetevi una camomilla, ma ragazzi, ma se vi leggete cosa scrivete, con uno spirito critico dovreste farvi un po' schifo. Comunque, vabbè. Bacioni e arrivederci.